stanno. Ebbene, quei due radiosi uccelli rallentarono pure loro e gli restarono la pari senza stanza. E se disse, vero bravi sono, andremo, sai riusciti a fare chiuso, raccolse le ali, rotò e si portò giù il picchiato a 190 miglia all'ora. E quei due si tuffarono insieme a lui, sfrecciando insieme a lui in perfetta formazione. Colpì nella tavolata un lungo mulinello verticale e quei due volteggiarono con lui tutti i giorni. Si abbassa la musica, si rimise in volo orizzontale e per un po' non aprì becco. Ma vuoi? Così? Dal stesso stormo, Jonathan. Prima, vieni. Ripetila. Veniamo dal tuo stesso stormo, Jonathan. Siamo venuti per condurti in notte. Picchieri in casa. Io caso meglio, né pace né stormo. Sogno reietti. E poi fino a sarà possibile, assicuro che anzi poi. Magari una decenda mesi, ma dopo una riuscissi a sollevare questo mio vecchio corpo. Ma sì che ci riesci, Jonathan. Hai finito un po'. Vieni a cominciare. Dillo a te dove sta qui, perché il Signore viene troppo. Ma sì che ci riesci, Jonathan. Hai finito un po'. Andiamo a cominciare. Come lo aveva illuminato per tutta la sua vita, il lume dell'intelletto lo soccorse in quel momento. E quei cappiani avevano ragione. Sì, lui poteva volare più in alto. Abbracciò con un ultimo sguardo i campi e i cieli dove aveva imparato tante cose. E scortato da quei due splendidi uccelli, scomparvero nella notte.